domanda è perché non mi fa salire? La domanda è perché non mi fa mettere più al... Dai, fermo, Giordano! Dai, Giordano, vero che non riesco a mettere la cosa qua, sto menomato. Dai, Giordano! Giordano! Ma che cazzo vuoi, Atletica? Chi è che si sta scrocchiando le patatine? Mi sono buggato, niente, andate voi. Dai, non mi fa più salire, porca puttana. Ma possiamo fare una cosa in fretta, signore, che io dovrei andare a lavorare dopo. Senti, metti dentro le... Metti dentro l'elicottero, va. Ma che... Ma che cazzo? No, vabbè. Roman, ma che hai fatto? L'ho detto io che parlavo troppo. L'isola, signori. Ha deciso l'isola, andiamo tutti sull'isola. L'isola dei famosi. Momento. Dovrebbe eiettare a terra la sua la radio e il suo GPS, ragazzi. Che ci fa qua in mezzo, raga? Ci aiuta? Che vuole assistere? Sound anche i suoi vestitini, che va avanti. Anche lo zaino. Ne prenderò cura di lui. Anche lui. Il nudo di tutte le cose. E anche il visore notturno. Bravo. Anche il cappello lo voglio io. No, però il cappellino non ve lo lascio. Cioè, mi avete già anche il cappello. Anche il cappello. Signore, belli sti occhiali. Stiamo lasciando le mutande. Io penso che più onesti di questo. Tanto sareste voi a spaventarvi, non io, quindi non è un problema. Infatti non c'è niente. Un poveraccio. Appunto, ci spaventiamo perché non c'è niente. Sì, Giordano, ma le mani a posto, non toccare. Andiamo sull'isola, dai, andiamo. Aspetti un attimo. Lei? Che vuole? Ma lei è il signor pescatore? Cazzo, mi ha riconosciuto. Lei è famoso, sei famoso, eh? Certo che lo dico. Un like per il pescatore. Come fa a sapere che io sono il pescatore? Beh, l'ho già detto il suo collega. Io so molto di quest'isola. Ma ha detto come mi chiamavo. Però a me non sapeva che noi controllavamo il legale. Stavo andando a fare la spesa. Lei sa molto dell'isola e poi non sa queste cose. Signore, lei sente. Signori, non perdiamo tempo, andiamo. Sono cose di cui si può sapere, altre in cui invece non è proprio. Ragazzi, vi interessa lo zaino? Ne vendo uno. Lei, cravattina, vuole uno zaino? Salite da dietro. Guardi, no. Non lo vuole? Oh, che peccato. È nato qualcuno fuori? Che cosa inquietante. Vada. Può partire! Allora. Con chi abbiamo il piacere di parlare qui, dato che lei mi conosce, vorrei conoscerla anch'io. Beh, io sono il signor White e penso che in futuro si ricorderà bene del mio nome. Come mai dice questo? Perché lo tortureremo più e più volte. Certo, ma io sopravviverò in un qualunque caso, perché, vedete... Il dio Korn mi apprezza anche a me. E come fa a sapere lo scopriremo presto. Come sa di essere apprezzato dal dio Korn? Beh, semplicemente che in alcuni casi sono riuscito a salvarmela e non penso che fosse solamente grazie al mio istinto. Ma avessi anche avuto un aiuto in più. Dice, la scopriremo presto. Quest'isola, dove si trova l'isola? Minchia, Giordano, ti voglio vedere atterrare quindi qui. Ormai ho perso ogni speranza di salvarmi la vita, vero? Perché? Lo portiamo in questa isola o l'altra? Questa. Voglio proprio vederti atterrare qui. Sì, Giordano atterra pure sull'acqua se vuoi. Ci riesce. Aiuto. Ora testeremo se Korn ci dà la buona fortuna
Oppure ci vuole tutti morti. Oppure il pilota è un coglione. Voilà! Scendere! Qui si metta tra me e il pescatore. Ragazzi, potete mettervi tutti sotto di noi. Adesso celebriamo una piccola messa, una preghiera per il dio Korn. Abbiamo anche l'uomo del monte. E allora, signori, ripetete tutti quanti dopo di me. Korn, ascolta le mie parole. Korn, ascolta le mie parole. Che il cielo si faccia oscuro. Che il cielo si faccia oscuro. E il tuo potere si manifesti. E il tuo potere si manifesti. Su, ad alta voce. Dono corpo e anima. Dono corpo e anima. Affinché la tua sete venga soddisfatta. Affinché la tua sete venga soddisfatta. Fai di me ciò che vuoi. Fai di me ciò che vuoi. Che io possa riparare alla mia inutilità. Che io possa riparare alla mia inutilità. Ai miei fallimenti. Ai miei fallimenti. E donare nuova speranza al mio futuro. E donare nuova speranza al mio futuro. Nel tuo regno. Nel tuo regno. E ora, con tono molto più deciso, viva il dio Korn! Viva il dio Korn! Che sempre sia lodato. E allora? Sempre sia lodato. Il dio Korn vuole sangue. E il signor White, diciamo che ne ha tanto in corpo. Beh, quasi 7 litri. 7 litri, signore. Ben 7 litri di sangue. È una damigiana, il signore. Solamente 6. Lasciamo in vita, così che già sta scendendo verso il dio Korn, guardate come lievita. Eh sì. Così che possa, diciamo, riprodurre il suo sangue e noi rifocellarci da lui. E allora? Cazzo dice! Come lo vogliamo uccidere? Annegamento! Signor White, lei non suggerisce nulla? Come vuole essere ucciso? Ma se mi date un'arma vi faccio vedere anche un po' di cosa sono capace. Signor mafioso, gli dia l'arma. Mi dica. Cosa? Gli dia l'arma. No, la mia arma è sacra, non posso darla a queste impurità. Non ha una pistola con sé? Tu, hai schi, no, è mia sfortuna, no. Si avvii verso l'acqua, signor Wallet. No. Su, corra. Perché dovevi farlo? Perché glielo sta ordinando il pescatore. Ma non mi risparmierete la vita, quindi non ho motivo di farlo. Ci vada. Korn ne sarà felice. Ah, allora. Ma vuole compiacere Korn nella sua volontà. Stai attento che c'è il muschio, ci sono le alghe sugli scogli. No, devi fumare un attimo una chiappa perché è venuto un cantetto. Ho detto la chiappa. Su. Plop. Mi fa male il crampo, quindi non cane. Capito.
lei nuoterà anche col crampo. No, lei andrà a vedere un po' nel fondale cosa c'è, vero? Ma ho mangiato poco fa, cioè... No, non si deve preoccupare. Mi viene mal di stomaco. Vale, mal di stomaco è l'ultimo dei suoi problemi. Vediamo per quanto riesce a trattenere il respiro. Su, signore. Vada a fondo. Cazzo, eccolo lì. Ho come l'impressione che stia cercando di scappare. Mi sa che non va da nessuna parte, però. E pollo.